E diamo il benvenuto a tutti a questa puntata speciale, possiamo chiamarla così, Antonio, di 8 mattine in famiglia, e chiediamo scusa per il disordine, ma c'è un motivo ben preciso. Sì, come vedete stiamo allestendo il nuovo studio, tantissime le novità per questa stagione, siamo emozionatissimi perché sì, è stata una grande avventura e siamo pronti per riprendere questa fantastica cavalcata. Io non vedo l'ora, Antonio, di ricominciare. Il pubblico mi è mancato tantissimo, mi siete mancati tutti voi, i nostri operatori, il nostro regista Lino Lallone, il direttore tecnico Andrea Di Fabio. Mi sei mancato tu, caro Antonio, e sono certa che la nuova stagione televisiva ci regalerà tante emozioni, ma soprattutto potremo mettere a frutto ancora di più il potenziale che abbiamo espresso già nella prima edizione. Esatto, Jennifer, come hai passato l'estate? Lavorando al TG Estate. Sì, infatti ti abbiamo vista protagonista anche quest'estate. È stata veramente una stagione emozionante. Piena, piena, emozionante. Sempre veramente più bello lavorare in questa grande famiglia che è la famiglia di Rete 8 e la famiglia di 8 mattine in famiglia, che insieme al nostro pubblico ci riempie di grandi soddisfazioni. E noi volevamo rendervi partecipi di tutto questo fare, perché ecco, siamo in preparazione, ma oramai mancano pochi giorni alla prima puntata, che sarà, segnatela, il 30 settembre alle 11, tutti su Rete 8. Mi raccomando, il 30 settembre, tantissime novità, una nuova sigla che sveleremo proprio in prossimamente alla prima messa in onda. Lo studio, come vedete, è colorato, rinnovato. Beh, adesso non siamo proprio non siamo in ordine, però ci piace così. Ci piace farvi. Esatto, perché dà proprio il senso, no, del dinamismo e del fare che c'è dietro le quinte. Siccome con i nostri telespettatori siamo una famiglia, volevamo rendervi partecipi di tutto questo. Ma veniamo al dunque. Antonio, tu sei pronto a tornare nel tuo ruolo di direttore artistico e anche di curatore di una bellissima rubrica che i nostri telespettatori riconoscono e che ci ha tenuto compagnia ogni giovedì, dedicata al cinema? Sì, io sono prontissimo. È stata una rubrica, devo dire, che mi ha ci ha dato tantissime soddisfazioni. Sì, anche quest'estate devo dire che l'accoglienza del pubblico è stata fantastica, i temi trattati penso che siano stati fantastici, ma io non vorrei parlare di me, perché sai come voglio che questa trasmissione sia di tutti per tutti, perché è un gioco di squadra. Vero, assolutamente, sono d'accordo. Io citerei i grandi personaggi che abbiamo avuto tantissimi la scorsa stagione. Riccardo Milani, il regista del film Un mondo a parte, ne abbiamo parlato tantissimo, ma anche la regista Cinzia TH Torrini, Elisa De Osanio. Sì, ma poi Antonio, ricordi che belle le emozioni del Festival di Sanremo, quando il maestro Enrico Melozzi si collegava con noi tutti i giorni, addirittura durante l'ora del pranzo, per commentare con noi le news che arrivavano direttamente da Sanremo. Sì, abbiamo cercato veramente di dare il meglio possibile, stando sempre sui fatti di cronaca, sull'attualità, sulla terza pagina, e quindi le premesse sono: ripartiamo da una bella base. Da una bella base solida, sì, che però quest'anno secondo me germoglierà e ci darà delle soddisfazioni veramente grandissime. Ma vogliamo dare qualche anticipazione, certo, ai nostri telespettatori? Perché la squadra di professionisti è una squadra che è cresciuta tantissimo, ci saranno nuove rubriche che ci terranno compagnia, e io direi, Antonio, se sei d'accordo, di seguire un po' un ordine cronologico, perché l'idea era questa, di non stravolgere un po' gli appuntamenti ai quali i nostri telespettatori sono abituati, però su questo schema inserire anche alcune novità, che poi da alcune in realtà sono diventate tante novità. E allora lunedì tornerà come di consueto l'appuntamento con la nutrizione, saranno diversi i professionisti che si alterneranno, perché poi i nostri telespettatori, Antonio, lo sanno, si conclude sempre in cucina, i nostri cuochi torneranno, non temete, anche se non vedete la cucina resta una delle protagoniste indiscusse. Poi ci sarà una nuova rubrica dedicata alla psicologia, ma soprattutto alle relazioni. Che ne pensi? Molto interessante, sì, molto molto interessante. Poi ci sarà anche una rubrica storica, a spasso nel tempo, è vero? Questa è il mercoledì. Il mercoledì. Sì, una rubrica dedicata più che altro a quelle curiosità che riguardano il nostro passato e che difficilmente poi riusciamo a trovare sui libri di storia. E quindi, non so, per esempio, tu ti sei mai chiesto, Antonio,
nel Medioevo, no? Come si mangiava? Quali erano i piatti? Cosa mangiavano gli egiziani? Come ci si curava rispetto a determinati fastidi o dolori? È sempre stata la mia curiosità. Sì, devo dire che anche con la mia rubrica, sai che mi piace ripercorrere i fatti e gli eventi, i personaggi di una volta, quindi secondo me è una rubrica molto curiosa, importante, ripercorrere il nostro passato ci farà capire meglio il nostro presente. Assolutamente, assolutamente. Poi comunque ci teniamo sempre anche ad offrire ai nostri telespettatori quelle rubriche che poi possano essere effettivamente utili per la quotidianità, e poi ci teniamo come sempre al divertimento, perché quest'anno ci sarà un nuovo duo comico. Lascio a te l'onore di presentarli. Loro si chiamano Francesca Della Penna e Francesco Di Cicco, e per chi li segue sui social sono la mamma e la figlia abruzzese che fanno letteralmente sbellicare dal ridere. Li abbiamo voluti in squadra insieme a noi e non vi anticipo altro, perché poi loro ci terranno compagnia tutti i giorni con i loro video che sono assolutamente, Antonio, esilaranti. Divertentissimi. Vero? Infatti anche nelle nostre riunioni estive ci siamo divertiti tantissimo. Ci siamo divertiti. E poi avremo una nuova estetista con la quale faremo sempre i nostri viaggi un po' all'interno del mondo della bellezza, che è un mondo immenso, ci sono tante cose da conoscere, e ci darà quei piccoli consigli che sono utili per essere un po' più belle. Dedicheremo anche uno spazio agli uomini, Antonio, stai tranquillo. Oh, almeno sì. Per essere più saranno contenti anche assolutamente i nostri spettatori. E poi, Antonio, tantissime, stiamo andando un po' random, sì, perché sì. non stiamo dando la scaletta precisa, però veramente ci sono tante rubriche. Per esempio, ti ricordi di Francesco D'Alessandro? Come no? Quest'anno avrà una nuova rubrica molto importante, vero? Esatto, una rubrica che racconta storie di vita. Questa rubrica si chiamerà A Ruota Libera e il nostro Francesco porterà qui degli ospiti che hanno una storia da raccontare. Parliamo di storie di vita anche un po' impegnative, di persone che stanno lottando magari contro una malattia, di persone che ce l'hanno fatta, di persone che ce la stanno facendo, e verranno qui per raccontarci la loro esperienza. Dunque sarà un po' la rubrica di tutti noi, no? Dove ognuno di noi in qualche modo si può anche ritrovare, e perché no, trovare anche quella forza che tante volte manca, perché poi ascoltando le esperienze degli altri tutto può sembrare anche più semplice, se vogliamo, no? È vero, è vero. E poi ci sono anche delle riconferme. Delle riconferme, esatto. Ci sono quelle rubriche storiche, oramai possiamo dire, la nostra artista Cinzia Napoleone, che lo dobbiamo dire, si sta occupando di rendere la nostra scenografia ancora più bella insieme al nostro Lino Lallone. Lei allestirà con le sue produzioni artistiche la nostra scenografia, noi siamo felicissimi di questo. Infatti seguiteci veramente, perché il 30 settembre alle 11 troverete uno studio rinnovato, coloratissimo, e Jennifer potrai anche camminare. Posso ballare? Balliamo, Antonio? Sì. La prima puntata balliamo, sì. Concedi un ballo? Certamente, ma anche ecco, per collegarmi ai balli, ci saranno molti spazi musicali quest'anno, te l'ho proposto, l'abbiamo voluto fortemente. Sì, voluto fortemente, ci saranno anche persone insospettabili che verranno qui a cantare. Quindi attenzione, perché il varietà, l'intrattenimento aumenterà sempre di più per farvi vivere una mattinata spensierata. Esatto, dove c'è tutto, vogliamo che ci sia tutto, sì. Momenti di riflessione, momenti di svago, momenti di divertimento, di risate e la buona cucina, insomma davvero non deve mancare nulla, ma deve esserci anche spazio per affrontare quelle tematiche nuove. Per esempio, tra queste ci sarà una rubrica dedicata all'intelligenza artificiale. Se ne parla tantissimo, pro e contro, quali sono, come possiamo avvicinarci a questa tematica, quali sono le cose da scoprire? Beh, avremo una rubrica proprio dedicata all'intelligenza artificiale. In effetti è un argomento molto attuale e particolare, quindi se avete tanti, tanti motivi per restare incollati la mattina, 8 mattina in famiglia, alle 11 su Rete 8. Mi raccomando, alle 11 collegatevi. E poi, insomma,
se magari qualcuno non riesce a guardare la puntata in diretta, ricordatevi che tutte le puntate si possono trovare su YouTube. Io, Antonio, sono veramente emozionatissima, non vedo l'ora di ricominciare. Ci perdonino i professionisti che non sono stati citati, ma guardate la nostra, cioè guardate quanti ne sono veramente tantissimi, li abbiamo dovuti appuntare perché altrimenti, Antonio, non li avremmo mai ricordati tutti. E secondo me faremo veramente una stagione televisiva con i fiocchi. Sì, veramente tanta carne al fuoco, come si suol dire. E cosa ci aspettiamo, Antonio, da questa edizione? Cosa ci aspettiamo? Te lo sei chiesto? Diciamo che, come dicevamo prima, abbiamo una grande base solida, e quindi tante riconferme, e sono state fatte delle scelte molto particolari, e quindi secondo me avremo un'altra bella stagione carica di emozioni, come dicevi tu, anche di storie vere, perché questa trasmissione, oltre a offrire divertimento, certo, come dicevi bene tu prima, offre anche lo spunto di riflettere, di... Esatto, diciamo che noi ci teniamo tantissimo a far sì che i nostri telespettatori si sentano a casa insieme a noi e quindi possano essere parte integrante di questa trasmissione, che è pensata, diciamolo, per celebrare la quotidianità. E non dimentichiamo lo spazio cucina, che è lo spazio, il momento che chiude le nostre dirette quotidiane, e per questo voglio ringraziare i tanti cuochi abruzzesi e molisani che quotidianamente arrivano ai nostri studi. Ma c'è di più, perché lo scorso anno c'è stato anche lo chef Igles Corelli, che tornerà anche in questa stagione televisiva, e avremo anche una cuoca sarda, che è la campionessa del mondo della pasta fatta a mano, che ogni mese dalla Sardegna arriverà qui nei nostri studi per cucinare insieme a noi, Antonio. Che bello! Ma quanto siamo felici! Tantissimo. Io voglio citare, non me ne vogliano gli altri, la riconferma di Angelo Di Massa. Bravissimo! Il mercoledì con noi. Che meraviglia! Per la nostra felicità. Vogliamo anche svelare che uno dei protagonisti della sigla sarà lui? Sveliamolo, perché potrebbe anche essere che il nostro pubblico magari lo ha già captato da qualche foto che gira anche sui social. E quindi sarà protagonista insieme a te, che è la piccola Chloe. E alla piccola Chloe d'Ottavio. Che devo dire... È stata emozionante anche quella. Sì, è stata emozionante. E poi non dimentichiamo anche la chef Marta Di Marco Berardino, che ci ha fatto una proposta che ci è piaciuta subito, Antonio, cioè di creare dei mini corsi di cucina pratici, anche su quelle tecniche che in cucina sono indispensabili, che ci saranno per i nostri telespettatori ogni lunedì e martedì. Servirà anche a me, perché io in cucina sono negato, quindi vedo... Bravo, anche perché tu sarai qui sempre attento dietro le quinte, e quindi comunque potrai carpire quei segreti che ti serviranno poi per cucinare bene, e li dovrai assolutamente mettere in pratica, Antonio. Certo. Poi ti vogliamo ai fornelli quest'anno. Vedi, non ci avevo ancora pensato a come incastrarti anche in questo senso, Antonio. Alla fine della stagione televisiva sono certa che il nostro Antonio D'Ottavio cucinerà. Abbiamo stretto un patto, Antonio? Stringiamo la mano. Qua la mano, ti vogliamo ai fornelli. Ma tu sei più brava. Ti do una mano. Cuciniamo insieme, ma in qualche modo ti vogliamo vedere all'opera. Io le sfide le accetto sempre, tu lo sai, quindi... Tu sai che ti ho voluto fortemente come direttore artistico, non potevo fare scelta migliore. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e che stai continuando a fare per questa trasmissione, senza veramente lesinare, e con amore, con passione, continuando a fare anche tante altre cose, perché tu sei il direttore artistico di 8 mattine in famiglia, ma in realtà ti occupi di tantissime cose. E sei una risorsa infinita per la rete, lascia che te lo dica. Io ti ringrazio, sai che essere direttore artistico di questa trasmissione per me è un grande onore, e ti ringrazio di avermi scelto, e spero di ripagare la tua fiducia nel migliore modo possibile. Io ne sono certa. Ovviamente, se non ci fossi tu, la trasmissione comunque sarebbe... non potrebbe esistere. No, ti ringrazio, Antonio, per queste belle parole. Sono felicissima della squadra che abbiamo messo su, della famiglia nella famiglia che c'è qui. Che dire, Antonio?
Che sensazioni a pochi giorni dalla diretta iniziale? Che sensazioni hai? Io scalpito, io non vedo l'ora di tornare in studio, non vedo l'ora, cioè vorrei fosse adesso, tra un'ora, invece dovrò aspettare ancora qualche giorno. Il ricordo più bello della scorsa stagione, faccio un po' il giornalista. Vabbè, te lo devo dire, eh? Quando ti abbiamo fatto quella sorpresa il giorno del tuo compleanno, che ti sei commosso tanto, ma te lo strameritavi, è davvero il ricordo più bello. E anche, devo dire un'altra cosa, quello, ma davvero, vabbè, sono le lacrime, sarò noiosa. Anche l'ultima puntata, quando mi avete letto quella lettera, ogni tanto quando mi sento un po' triste, un po' in difficoltà, la vado a riascoltare, la vado a rileggere, davvero mi avete infuso un'energia pazzesca. Siete meravigliosi. Sono contento. Vi amo tutti. Sono contento perché quello che vogliamo trasmettere anche ai nostri telespettatori, che dico sempre io, sono il nostro patrimonio, perché senza di loro la televisione e noi. Sì, assolutamente, assolutamente. E poi un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che sicuramente sbaglieremo, di errori ce ne saranno tanti, però cercheremo di trasformare sempre ogni sbaglio in una grande risata, perché non dobbiamo mai dimenticare la nostra umanità. Ecco, noi vogliamo veramente celebrare l'umanità ad 8 mattine in famiglia, a volte ce ne dimentichiamo, no? Ci lasciamo prendere un po' dal perfezionismo. Ecco, io quello che mi auguro in questa stagione televisiva e che nessuno di noi venga rapito da questo, dal perfezionismo, che non porta nulla di buono. Esattamente, poi dobbiamo anche sottolineare che siamo in diretta, quindi sono tantissime ore di diretta e quindi l'imperfezione ci deve stare, ci rende ancora più belli l'imperfezione. Jennifer, allora che dici in questo studio, cosa manca? Cosa dobbiamo... Tanto, Antonio. Tanto, allora dobbiamo metterci al lavoro. Dobbiamo metterci al lavoro, prima di chiudere però, perché insomma non ci potevamo dilungare tanto. Io, consentimi di ringraziare la nostra consulente creativa, Naomi Polidoro, che davvero è un punto di riferimento immenso per me, per 8 mattine in famiglia, e come sempre il nostro regista Lino Lallone, che... E anche, diciamolo, si sta... prodigando tantissimo, in maniera fantastica. Tantissimo. Lunedì 30 settembre troverete tutto pronto e vedrete che grande lavoro, perché praticamente gli spazi sono raddoppiati. E io gli chiedo anche scusa, perché devo dire la verità, lo ringrazio perché mi ha assecondato in tutte le mie proposte. Vero, quindi vero. Per crescere, per far crescere sempre di più questa trasmissione. Quindi siamo, io lo ringrazio. Sì, siamo veramente fortunati ad averlo. Ringraziamo il nostro Andrea Di Fabio, il direttore tecnico, anche lui ci asseconda sempre in tutto. Ed è pronto sempre a risolvere ogni piccolo problema, a trasformare tutto in una grande risata. Questa cosa ci piace tanto. Veramente tanto. I nostri operatori di ripresa. Morgan e Francesco. Morgan e Perry, Morgan Crocetto e Francesco Berardinali, che sono qui dietro la telecamera, ci fanno sempre un po' qualche cenno, si fanno tante risate. Sì. Ci fanno così quando a loro piace ciò che diciamo, invece quando non gli piace non dicono niente. E saluto Chloe, che devo dire ha visto la sigla in anteprima e si è commossa anche lei. Ed è stata veramente bravissima. Una bimba di 4 anni e mezzo, capace, una grande interprete, è stato veramente meraviglioso lavorare con lei, Antonio. E diciamolo che la sigla è opera tua. Sì, diciamo l'idea, sì, anche se diciamo che parte anche dall'unione tra entrambi. Beh, da questa bella sinergia che abbiamo io e te, Antonio. Che dire, vogliamo tornare al lavoro? Forse è meglio, sì, anche perché di lavoro ce n'è tanto, io mi alzerei anche. Ci alziamo, facciamo vedere lo studio che sarà completamente rinnovato. Ebbene sì. E quindi seguiteci, avremo 2 angoli per... lo vogliamo svelare? Sto dicendo troppo? Vai Antonio, vai, ti do un minuto. Avremo 2 angoli per le nostre rubriche, non sarà solo questa postazione che conoscete, ma ne avremo tantissime altre, perché lo studio sarà... Gigantesco. Balleremo, canteremo, ospiteremo band, faremo esatto. di tutto. Quindi seguiteci, Jennifer ballerà, me la ma sì, quindi... perché no, tutto ciò che serve per allietare le mattine dei nostri telespettatori. Noi siamo carichi di energia e delle migliori intenzioni per tenervi compagnia in questa meravigliosa stagione televisiva. Vi voglio tutti
davanti alla TV lunedì 30 settembre ore 11, incollati alla TV. Sei d'accordo, Antonio? Mi raccomando, seguiteci 30 settembre ore 11, la nuova stagione di 8 mattina in famiglia con Jennifer Di Vincenzo. Stiamo tornando, ciao!